Ciao, namaste e benvenuti a questo nuovo video di meditazione. A grande richiesta, questo video vuole essere il mio auguro speciale per questa Pasqua un pochino più diversa dal solito. Per quanto possiamo riferirci alla cultura yoga, siamo comunque, almeno la maggior parte delle persone che seguono il mio canale, legati alla nostra bellissima cultura italiana e sappiamo appunto che la Pasqua è sempre un momento particolare. Quest'anno sarà ancora più particolare, come ben sappiamo tutti, quindi voglio proprio dedicare questo video affinché possa entrare nella vostra Pasqua un pochino di gentilezza amorevole. Questa meditazione è ispirata ad una meditazione che viene effettuata in ambito buddista, che viene detta Metta. Ti lascerò ogni approfondimento nell'articolo correlato a questo video. Inoltre, in questa pratica, noi andremo a realizzare questa meditazione suddividendola in quattro fasi. Sappi però che ne esiste una quinta di cui ti parlerò all'interno dell'articolo e che ti invito a fare solo dopo qualche tempo che avrai praticato insieme a me la meditazione così come te la presenterò qui, cioè suddivisa in quattro parti. Questa meditazione metta è ovviamente abbordabile a chiunque, anche a chi non è appunto abituata alla meditazione o a chi non pratica yoga. Servirà semplicemente a portare un pochino di leggerezza, vedrai, all'interno del tuo cuore. Come per tutte le meditazioni, però, sappi che forse più che della pratica delle posizioni, la meditazione è una pratica estremamente profonda, estremamente sottile, che ti sconsiglio vivamente di fare perché magari spinto da qualcuno o da qualcosa. Se la tua intenzione, se il tuo desiderio di meditare è tutto tuo, andrà bene, ogni meditazione per te sarà positiva. Se invece vieni in un certo senso obbligato a meditare, fai attenzione perché potresti anche non fare delle esperienze così poi positive e soprattutto non sottovalutare il fatto che qui non si facciano delle posizioni in cui andiamo a sforzare il fisico, non significa che la pratica non sia meno importante e più profonda. Ecco perché anche nello yoga classico, comunque nella storia dello yoga, si arrivava a studiare e a praticare le pratiche appunto meditative solo dopo anni in cui magari ci si era dedicati alla pratica degli asana. E in sostanza la pratica degli asana verte proprio a preparare il corpo e la mente ad una migliore e, se vogliamo, più onesta meditazione. Bene, prima di cominciare trovo una posizione comoda, come vedi io sono seduta, gambe incrociate sul mio letto, benché il letto sia una superficie morbida, è però abbastanza confortevole e è abbastanza anche non eccessivamente proprio soffice per permettermi di mantenere la colonna ben allineata e le spalle ben aperte. Queste sono le due cose di cui devi tener conto. Tuttavia, puoi effettuare questa meditazione anche tranquillamente sedendoti su una sedia se preferisci, oppure ancora anche sdraiandoti direttamente a terra. Se sei solita o solito, perdere subito consapevolezza, quindi andare in uno stato di preaddormentamento, non c'è nulla di grave in questo caso, però se ti vuoi mantenere consapevole, preferisci la posizione di Ardha Shavasana, quindi ci sdraiamo a terra con le piante dei piedi a terra alla distanza delle anche, quindi le gambe flesse, altrimenti nulla vieta che tu possa seguire questa meditazione anche con gli auricolari direttamente stesa o steso a letto e quindi puoi magari addormentarti seguendo appunto la meditazione. Non è grave, in questo caso magari potrebbe accompagnarti anche piacevolmente nel mondo dei sogni. È per questo quindi che vi fornisco tutte le informazioni in questa prima fase di video. Sotto nell'info box invece vi lascerò il minuto esatto in cui comincia la meditazione, in maniera tale che poi anche nei prossimi giorni, quando vorrete ritornarci, non siete, come dire, obbligati a sentire tutta questa prefazione e potete andare direttamente all'esatto minuto in cui cominciamo la nostra meditazione. In questa meditazione io andrò a leggere per essere più precisa e ovviamente mi esprimerò al femminile perché io sono una donna, ma ovviamente è valida al maschile. Quando abbandonerete il video per fare la vostra meditazione in autonomia, ovviamente potete aggiustare le affermazioni che andremo a fare insieme a seconda appunto della vostra persona. Se
Se il video ti sarà utile, se questa meditazione ti piacerà, non esitare a farmelo sapere lasciando ovviamente un like e un commento, in maniera tale che magari possa anche in futuro fornirti delle altre meditazioni. Quindi siamo pronti, trova la tua posizione comoda, come dicevamo, seduti a gambe incrociate con la colonna ben dritta, le spalle basse, oppure ancora sdraiati in Ardha Shavasana, magari su di un tappetino, oppure sdraiati direttamente a letto. Mi raccomando, se ti trovi a letto e ti vuoi sdraiare, rivolgi comunque i palmi delle mani verso l'alto, lascia che le spalle siano ben aperte e rimani appunto con il viso e il ventre rivolto verso il soffitto. Bene. Ora, per qualche istante, ascolta il silenzio intorno a te. Se c'è qualche rumore che interrompe questo silenzio, non fa nulla. Ritorna alla tua pace, alla tua calma. Ora porta per un istante l'attenzione al tuo respiro naturale e per questo momento non cambiare nulla, continua a respirare normalmente. Continuando a respirare normalmente, comincia a portare l'attenzione verso il tuo cuore, la sede simbolica del tuo cuore, il punto in mezzo allo sterno, il centro del tuo petto. Inspira ed espira, immaginando di respirare proprio da questo esatto punto, dal centro del tuo petto. Posa, se vuoi, le mani su questo centro energetico, collocato proprio in mezzo al tuo petto. Ora, poco a poco, comincia a pensare ad una persona per te facile da amare, con cui hai un rapporto privo di complicazioni. Può essere un figlio, un amico, un'amica, un nipote, una nonna o addirittura un animale domestico. Aspetta che la sua immagine prenda forma nella tua mente e percepisci la sua presenza proprio lì, accanto a te. Inspira ed espira normalmente. E ora ripeti mentalmente, pensando a questa persona, a questo animale, le seguenti parole. Che tu possa essere felice, che tu possa essere sano e stare bene, che tu possa essere al sicuro e protetto, che tu possa essere sereno e tranquillo. Inspira profondamente ed espira completamente. E ancora una volta, ripetigli mentalmente, che tu possa essere felice, che tu possa essere sano e stare bene, che tu possa essere al sicuro e protetto, che tu possa essere sereno e tranquillo. Inspira profondamente ed espira completamente. E ancora ripetigli che tu possa essere felice, che tu possa essere sano e stare bene, che tu possa essere al sicuro e protetto, che tu possa essere sereno e tranquillo. Ora inspira profondamente ed espirando completamente comincia a portare l'attenzione su te stessa, te stesso e al tuo cuore. Fai qualche respiro in modo che questa tua attenzione suoni sincera, generosa, gentile. E quando sei pronto o pronta, ripeti a te stesso o a te stessa le seguenti parole. Che io possa essere felice, che io possa essere sana e stare bene, che io possa essere al sicuro e protetta, che io possa essere serena e tranquilla. Inspira profondamente ed espirando ripetiti mentalmente che io possa essere felice, che io possa essere sana e stare bene, che io possa essere al sicuro e protetta, che io possa essere serena e tranquilla. Inspira profondamente ed espirando per un'ultima volta ripeti dal centro del tuo cuore che io possa essere felice,
che io possa essere sana e stare bene, che io possa essere al sicuro e protetta, che io possa essere serena e tranquilla. Continua a respirare normalmente e di nuovo porta l'attenzione al centro del tuo petto. Se vuoi, porta nuovamente le tue mani in appoggio in questo punto e ascolta la sensazione che provi. Inspira ed espira proprio da questo punto. Ora delicatamente, inspirando, comincia a riportare le braccia lungo i fianchi o appoggiare le mani sulle cosce. Comincia a pensare a qualcuno di neutro, una persona con la quale magari non hai alcun rapporto, alcuna relazione, ma che magari ti capita di incontrare, magari un postino, un corriere. E pensando a questa persona, inspirando profondamente, comincia a ripeterle mentalmente che tu possa essere felice, che tu possa essere sana e stare bene. Che tu possa essere al sicuro e protetta, che tu possa essere serena e tranquilla. Inspira ed espirando nuovamente ripetigli che tu possa essere felice, che tu possa essere sana e stare bene, che tu possa essere al sicuro e protetta, che tu possa essere serena e tranquilla. Inspira profondamente ed espirando per un'ultima volta, ripetile mentalmente che tu possa essere felice, che tu possa essere sana e stare bene, che tu possa essere al sicuro e protetta, che tu possa essere serena e tranquilla. Ora nuovamente continua a respirare normalmente e sonda per un'ultima volta le sensazioni al centro del tuo petto. Cosa senti nel tuo cuore, in questo centro energetico? Poggia, se vuoi, un'ultima volta le mani in questo esatto punto ed inspira immaginando l'aria entrando dal centro del cuore e arrivando piano piano a tutte le parti periferiche del tuo corpo, la cima della testa, le braccia, la punta delle dita delle tue mani, le gambe, la punta delle dita dei tuoi piedi. Ed espirando, senti a poco il tuo corpo sgonfiarsi completamente d'aria, dalla periferia verso il centro. Ancora un'ultima volta, inspira profondamente. E espira completamente. Assapora la sensazione di leggerezza, felicità e gioia al centro del tuo petto. E in questa sensazione puoi rimanere per addormentarti in un dolce sonno, oppure a poco riaprire i tuoi occhi per cominciare o magari continuare la tua giornata. Grazie per avermi seguito in questa pratica. Namaste.